Era presente alla conferenza stampa di Giorgia Meloni, Tiziana Ciavardini. Ciao Tiziana, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Sì, ero Buonasera. presente. Dunque, eri presente e qual era la... Allora, innanzitutto vorrei il tuo giudizio, che sei imparziale, perché tu non è che, voglio dire, non fai atto di fede né da una parte né dall'altra, insomma. Assolutamente, io sono super partes, diciamo. Sì, Co come esatto. può essere un essere umano, diciamo? Un essere umano non è mai super partes, però insomma te non mi pare che abbia No. delle pendenze da una o dall'altra parte, insomma. Ecco, dal tuo punto di vista, essendo lì presente, come ha risposto sul caso Pozzolo? Diciamo che era il caso di cronaca Ma sulla guarda, quale era più attesa. Perché, insomma... ti spiego, la conferenza è cominciata alle 11, insomma, ci hanno fatto mettere seduti, è cominciata intorno alle 11 o qualche minuto. E il presidente dell'Ordine dei giornalisti sa che questa conferenza è organizzata proprio dall'Ordine dei giornalisti nazionale e anche dell'Associazione Stampa Parlamentare. È arrivato Giorgia Meloni, ci siamo messi, insomma, tutti seduti, eravamo già tutti seduti. Lei ha cominciato appunto prima facendo gli auguri a tutti quanti, poi scusandosi del fatto che questa conferenza è stata rimandata più volte. E poi sono iniziate le domande. Le domande erano 40, non le ha ascoltate tutte, siamo arrivati, mi sembra, intorno a 30 e qualcosa. Anche perché poi E stava a morire, raga. stava morendo, no, ma tra l'altro voglio Questo l'ha dire, detto è lei, sta a iniziata, morire, raga. è iniziata alle 11, quasi 3 ore di conferenza, con domande lunghissime e anche risposte abbastanza lunghe. C'è stato un momento in cui io veramente mi stavo addormentando No, perché. Eh no, sì, perché non si dice, non si no, lo deve dico, dire. non si può No, non dire, si può no, dire, lo no, dico, no. lo dico perché, come ti dico, insomma, sono un essere umano, quindi mi stavo addormentando perché l'ho trovata abbastanza, non noiosa, perché comunque erano cose anche abbastanza interessanti, però forse, insomma, ci aspettavamo molto di più. Io ho assistito a tante altre conferenze stampa, questa forse è stata quella, forse un po' più noiosa delle Oh, altre, ma ecco, delle c'erano, altre, comunque, i dimmi. giornalisti stavano aspettando al varco Giorgia Meloni oppure Esatto, no? Sì, sì. sì. Sì, nel senso che le Che in domande erano effetti anche è giusto, no? abbastanza Perché questo dovrebbe essere il ruolo incalzanti. Sì, dell'informazione, no? Cioè quello esatto. di essere il cane da guardia del potere, questa è la definizione anglosassone, no? Della stampa, Sì, dell'informazione, a insomma. me è sembrato che alcuni giornalisti abbiano cercato in qualche modo di metterla in difficoltà, invece lei è riuscita in qualche modo, in un modo o nell'altro, comunque a... diciamo a rispondere in maniera abbastanza competente, sicuramente per quello che riguarda il suo ruolo. E devo dire che forse la domanda in cui ci siamo risvegliati tutti, abbiamo fatto un po' un balzo, diciamo, sulla nostra sedia, è stata proprio quella che è stata fatta da un collega per quanto riguarda il caso dell'onorevole Pozzolo, Pozzolo, quello che proprio abbiamo sul sentito discorso. adesso. Sì. E che abbiamo sentito adesso, e che a me sembra una risposta abbastanza valida, perché lei sta lanciando un monito, forse non si è capito. Lei Certo. dice: io mi assumo la responsabilità io ho un paese sulle mie spalle e mi prendo la responsabilità di questo paese, però vorrei che anche le persone che stanno intorno a me si prendessero la stessa responsabilità. Forse non l'hanno capito, e quello che lei stava dicendo oggi era proprio questo: vi sto facendo capire che forse vi dovete assumere una responsabilità Sì. superiore, quindi anche non andando in giro con le pistole, visto che poi, insomma, lei ha Ma detto più che non so altro perché non tu. usandole a vanvera, mi sembra di capire. Cioè, questo abbia detto, dice uno che c'ha il porto d'armi, se lo po si porta l'arma appresso, però poi non la usa a cavolo, ecco, questo No, insomma. lei diceva assolutamente, lei diceva se gli è stata concessa Certo. l'arma per difesa personale o per quello che sia, queste sono le autorità competenti, ce la dobbiamo prendere con loro. Il discorso è che chi ha un'arma deve avere la responsabilità che quell'arma non vada in mano di altri, che abbia la responsabilità che quest'arma soprattutto non Certo. spari colpi nei confronti di altri. Poi sai che si è aggiunta oggi l'altra notizia, che praticamente la persona che è stata colpita da Pozzolo ha querelato Pozzolo stesso, quindi ecco. Insomma, si aspettava anche questa notizia. Comunque, una conferenza stampa abbastanza interessante. I temi sono stati tantissimi, perché veramente era spiazzato dal Medio Oriente Oh, al. possiamo sentire, guarda, io ti chiedo una cosa, allora facciamo sentire anche i nostri ascoltatori. C'è stato un passaggio che forse non in molti si aspettavano, cioè quello che riguarda la strage, il naufragio di Cutro. Ecco, Sì. perché insomma, su quell'episodio
terribile, tremendo. Come no? È stata Giorgia Meloni, che si era appena insediata, si era da poco insediata, è stata attaccata moltissimo. Allora, possiamo sentire questo pezzettino? Vediamo un attimo. Poi, ora, ascoltatori e ascoltatrici, siate pronti a giudicare, a dare un voto a queste risposte. Vi convincono o non vi convincono? Fatecelo sapere. 3775 104 500, ma anche linee aperte 06 88 33 033 06 88 33 040. Facciamo, nella tradizione di Radio Radio, una specie di a botta calda sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Andiamo a sentire questo pezzettino sulla strage di Cutro. Politicamente parlando, chiaramente, probabilmente Cutro è stato il momento più difficile, nel senso che chiaramente 94 persone che muoiono e l'accusa che è colpa tua, insomma, sono una cosa che pesano, anche se non ritengo che sia colpa mia, ovviamente, ma insomma anche solo l'accusa pesa. Ma ce ne sono stati diversi momenti complessi, sicuramente, così come ce ne sono stati momenti belli, entusiasmanti. Penso che alla fine si possano mettere insieme tutti i momenti in cui riesco a stare veramente in mezzo alla gente. Mi è capitato spesso, perché lì si vive una realtà molto diversa da quella che si rischia di percepire nel palazzo. E per una persona come me, che chiaramente ha bisogno del consenso dei cittadini, che ha bisogno di sapere che quello che sta facendo lo sta facendo per qualcuno, vedere quel supporto, la gente che, insomma, che ti incita, che capisce, che bene o male, sì, magari non è sempre d'accordo su tutto, ma che capisce che ce la stai mettendo tutta, quello per me, diciamo, è l'unica benzina possibile. Quindi tutte le volte che riesco a stare in mezzo alla gente come voglio starci, ecco, questo mi rende contento. 94 morti è una cosa tremenda, essere accusata di quella morte è ancora più tremenda. Insomma, come giudichi da giornalista questa risposta? Ma mi sembra abbastanza soddisfacente. La domanda che era stata fatta dalla collega era proprio quali sono stati i momenti più difficili e più, diciamo, quelli, diciamo, più lieti che lei ha passato in questo anno del 2023. Lei ha risposto, appunto, sicuramente ci ha pensato un attimo e poi ha detto sicuramente uno dei momenti più tristi è stato quello di Cutro. Però io, insomma, al di là del fatto che possiamo essere, insomma, delle persone che sono in politica, nel caso di Giorgia Meloni, cioè ricordiamo sempre che qui abbiamo un essere umano, quindi al di là di quello che possa essere l'accusa era quella che si fosse il governo si era disinteressato della sorte di queste persone, e anzi, esatto, in qualche modo aveva una responsabilità oggettiva nella morte delle 94 persone, insomma. Quindi, e lei ti sta dicendo quello è stato il momento più tragico, a parte per quello che è successo, ma anche per il fatto di essere accusati di essere stata in qualche modo artefici della morte di tutte queste persone. Quindi, insomma, capisco bene come possa aver vissuto quel momento. Quindi è certo che, insomma, è un momento drammatico e tragico, forse il più tragico che abbiamo vissuto anche qui in Italia, devo dirti la verità, perché, insomma, è stata veramente una strage un po' per tutti quanti, no? Quindi è stato veramente un lutto che abbiamo sentito un po' tutti.